Salve a tutti cari amici, sono Mario Balì, sono il fondatore del canale Assi e Bilancieri. Oggi con la storia di due segnatempo molto particolari. Parliamo di due esemplari di Universal Genève molto diversi tra loro, ma appartenenti alla stessa epoca. Universal Genève che produce tuttora segnatempo di riferimento di qualità, e che in quel periodo stava, come le altre case, cercando in tutti i modi di contrastare l'avanzata del quarzo o perlomeno di portare tanta innovazione sul mercato. E come sapete, all'epoca qualcuno si avventurava sulle pendici dell'Himalaya per in effetti stabilire dei record, qualcun altro faceva le traversate della Manica per stabilire altri record. Universal Genève fa una cosa molto particolare, dota la compagnia di bandiera scandinava, la SAS, di suoi orologi antimagnetici per sperimentare una nuova rotta polare, appunto. Questi aerei avrebbero coperto la rotta da Copenaghen a Los Angeles attraversando il Polo Nord. Chiaramente erano necessari degli orologi che resistessero all'alto magnetismo che c'è ai poli terrestri. E quindi, in effetti, la compagnia scandinava, di cui era fornitrice Universal Genève, chiese proprio a questo brand di fornire un orologio che potesse resistere a questi campi magnetici, e Universal Genève, dal suo canto, diede l'incarico di produrre questo orologio, di progettare questo orologio, niente poco di meno che a Gerald Genta, il maestro. Infatti, se vedrete nel mio video dedicato al Patek Philippe Nautilus, nella parte introduttiva dei vari disegni, dei vari orologi progettati da Gerald Genta, c'è anche l'Universal Genève Paul Ruter, inizialmente chiamato Polar Ruter e poi rinominato Paul Ruter. Questo orologio molto bello, con un movimento, questo esemplare molto particolare, è il calibro Universal Genève 215. Perché è particolare? Perché si tratta di un movimento con micro rotore, poi lo vedremo insieme. Narriamo prima un po' la storia di questo straordinario segnatempo, che è l'Universal Genève Paul Ruter. Ci troviamo nel 1953. La Scandinavian Airline organizza per la prima volta la prima rotta aerea europea polare. Si sarebbe partiti da Copenaghen per giungere fino a Los Angeles attraversando il Polo Nord. Ovviamente era necessario uno strumento che resistesse ai grandi campi magnetici che si ritrovano ai poli della Terra. E quindi la Scandinavian Airline commissiona a Universal Genève, fornitore ufficiale di questa compagnia aerea, un orologio capace di resistere a questi campi magnetici. Universal Genève, che allora produceva segnatempo di alta gamma, affida il suo progetto addirittura al giovane maestro Gerald Genta, che crea un orologio dalle forme semplici, ma che ancora oggi sono assolutamente immortali, sono assolutamente attuali. Un segnatempo che sarà caratterizzato poi da forme particolari, molto ricercato dai collezionisti, e un segnatempo che avrebbe fatto la storia. I primi esemplari recavano la scritta Paul Ruter proprio all'interno del quadrante. Nel 1954 nasce il primo Polar Ruter, successivamente ridenominato Paul Ruter. La cassa era una 34,5 mm e le anse avevano un disegno ad elica, concave e curve verso l'interno, come vediamo nell'immagine che vedete scorrere. All'interno del quadrante, suddiviso a settori, in effetti si trovavano la scritta Paul Ruter e il logo Universal Genève. I modelli più ricercati chiaramente sono quelli espressamente dedicati alla Scandinavian Airline, quindi con il simbolo dell'uccello due teste all'interno del logo dell'orologio e poi la scritta SAS. Questi sono i modelli più rari e che sono stati disegnati direttamente da Gerald Genta. Il primo movimento usato per il Paul Ruter è il 138, un movimento a martelletto che vi ho già presentato, anzi che ci ha gentilmente presentato l'amico Glauco Peraino nella
nel video che vi ho postato sul canale del Bumper Watch Universal Geneve, un bel calibro che però con il tempo stava sentendo il peso di una limitazione tecnica che è quella propria di tutti i calibri a martelletto, cioè in effetti pur se nell'intenzione dei progettisti c'era la volontà di riuscire a caricare questo movimento con pochi movimenti del polso, beh, in effetti si era dimostrato tecnicamente con molti limiti, quindi il perno centrale, lo ricordiamo, che tendeva a cedere alla carica, che non era proprio ottimale, e Universal Geneve nel 1958 sostituisce questo calibro con il famosissimo e ancora oggi prodotto con qualche variazione Universal Geneve 215. E qui, cari amici, si apre tutto il nostro mondo, il mondo dei nostri orologi di oggi. Innanzitutto voglio soffermarmi con voi sull'evoluzione di questo calibro. Nell'orologio che vediamo abbiamo un 215, ma successivamente, per ridurre ulteriormente lo spessore di questo calibro, di questo orologio, si adottò il calibro 215 modificato, che poi prenderà il nome di 66 e 67 a seconda se con data oppure no. Pensate, lo spessore a quell'epoca era di 2,33 mm, record rimasto imbattuto per tantissimi anni, fino alla fine degli anni 70, per quanto riguarda gli orologi ultrasottili, quindi un orologio ultrasottile ed elegantissimo. In effetti, per quasi 20 anni, la linea Polar Router è stata il cavallo di battaglia di Universal Geneve, e in effetti è stato prodotto in tante varianti, nelle varianti solo tempo con data, nelle varianti day date, quindi giorno della settimana e giorno del mese, solo tempo, quindi senza la data, particolarmente elegante, con cassa in oro rifinita in una maniera straordinaria, e addirittura due versioni, una super compressor e l'altra, potremmo dire, passatemi il termine, submariner con ghiera girevole. Beh, in effetti questo segnatempo che adesso andiamo a vedere insieme è molto bello. L'esemplare che vi mostro è un esemplare del 1958 dotato del famoso calibro Universal Geneve 215. La prima cosa che balza all'occhio di questo orologio è il micro rotore ed è lì che ci concentreremo. Allora, facciamo una cosa, vediamo innanzitutto le finiture di questo movimento che sono spettacolari. Vi dico che se avessi la possibilità di capovolgere il movimento e anziché guardare il quadrante guardare il movimento, lo farei senza indugio, cioè lascerei la parte del quadrante e delle sfere appoggiata sul polso per guardare tutta la giornata questo straordinario movimento. La solita lavorazione a Côte de Genève che rendeva questi movimenti davvero degli oggetti da collezione, degli oggetti da ammirare per ore. Il bel bilanciere dotato di sistema IncaBlock. Notate un'altra cosa spettacolare. Notate le teste delle viti lucidate a specchio. Guardate come risaltano all'interno di questo orologio. E poi c'è la chicca tecnica del micro rotore. Micro rotore che fu adottato dai tecnici Universal Geneve semplicemente per ridurre lo spessore dell'orologio, quindi anziché assottigliare i componenti del movimento, in effetti Universal Geneve spostò, ridistribuì all'interno dell'orologio i vari componenti. Il 215 è un movimento tutto sommato semplice, un 28 rubini, 18.000 alternanze ora e 57 ore di riserva di carica, ma la cosa particolare è il sistema di carica. Questo rotore, come potete ben vedere, che gira innescando una ruota di carica che poi è collegata a un bariletto, in effetti ha due particolarità. La prima, come possiamo vedere, è molto molto contenuta la sua dimensione, perché tutto l'orologio è 34 mm, quindi il diametro di questo rotore è di circa 12-13 mm, e altra peculiarità è che è molto pesante. In questo caso fu usata una pesante lega di ottone e bronzo che dava in effetti un'inerzia particolare al rotore e gli permetteva di caricare il bariletto. Universal Geneve, per caricare questo tipo di orologio, usa anche un'altra particolarità: un bariletto con all'interno una molla fabbricata in un acciaio speciale molto morbido, che era in grado sia di restituire una forza adeguata per in effetti far avanzare, far marciare l'orologio in maniera corretta, e soprattutto era in grado di caricarsi con un'inerzia minore generata da un rotore seppur pesante ma visibilmente più piccolo. Il diametro del movimento è 28 mm, mentre l'altezza è di circa 4 mm, quindi comunque parliamo di un calibro molto sottile.
Il primo movimento di questa serie dell'Universal Geneve 215 viene introdotto sul mercato nel 1955 e con queste specifiche verrà prodotto fino circa al 1960 per poi essere soppiantato dai calibri 66 e 67 che abbiamo citato prima. Il modello che vediamo è un 18.000 alternanziore, ma Universal Geneve, con alcune modifiche allo scappamento, riesce a produrre questo meccanismo anche ad una frequenza di 21.600 alternanze ora. Sono i modelli contrassegnati dalle sigle 215-9 e 215-97, sia se si tratti del movimento senza data che il 97 dotato di datario ad ore 3. L'orologio, come possiamo vedere, è molto bello e molto elegante, e la grande caratteristica di questo orologio è senz'altro la cassa semplice. Non è la cassa Geralgenta, quella di questo orologio, ma è una cassa in acciaio di ottima fattura, di ottima qualità, lucida, il vetro plexi bombato e le sfere, come possiamo ben vedere, in stile Dauphin. Il quadrante è molto elegante e molto semplice, e in effetti questo tipo di orologi era catalogato nella fascia alta degli orologi Universal Geneve. Molto bello anche il logo al centro del quadrante, e l'orologio in questione ha una cassa a vite. Purtroppo su questo orologio, devo essere sincero, è stata praticata una lucidatura molto molto invasiva. Vedete, in questo punto hanno addirittura mangiato parte dell'acciaio, e in quest'altra parte c'è il consumo dovuto dallo sfregamento del cinturino con gli anni in questo orologio. Però, nonostante tutti queste apparenti cicatrici, l'orologio si conserva ancora molto bene. Il fondello reca il logo Paul Reuter a indicare proprio la trasvolazione del polo nord, quindi in effetti queste nuove rotte polari che avrebbero interessato all'aviazione civile per risparmiare sui costi di carburante e sui tempi in effetti commerciali dei voli. Un altro orologio di questa marca che vi voglio presentare è l'Universal Geneve Unisonic. Anche in questo caso, vedete, Universal Geneve ci ha tolto, per così dire, l'imbarazzo di dover guardare un fondello chiuso. Sappiamo tutti che Bulova non credette più al movimento Acutron, quindi il movimento famoso a diapason, e a un certo punto varie case acquistano questo movimento. Universal Geneve lo chiama Unisonic e riesce addirittura a migliorarlo. L'orologio che vi presento è un 35 mm con ansia a ragno laminato in oro, una laminatura eccezionale, una corona a cipolla che richiama quelle che erano lo stile in effetti degli anni 30, un quadrante nero di un'eleganza davvero spropositata e l'elegantissima finestrella dorata che fa pandan con indici e sfere a ore 3 che incornicia il datario. Ma la vera chicca, amici, sta nella parte posteriore, perché per una delle prime volte, in effetti Universal Geneve dota un suo orologio, e questa è quasi un'anteprima mondiale per l'età che ha l'orologio, perché parliamo di un orologio dell'inizio degli anni 70, dota questo orologio di un fondello a vista con vetro zaffiro. Chiaramente, per fare un'operazione del genere era necessario arricchire, edulcorare il movimento. Non potevi lasciare a vista il movimento Acutron così come era nato. Infatti in queste immagini che scorrono vedete un Bulova Acutron tradizionale che è sì rifinito, è sì un bel movimento, ma è piuttosto grezzo per essere lasciato alla vista. In questa versione io credo che Universal Geneve davvero porti alla perfezione il movimento a diapason, perché lavora ancora una volta il ponte a Côte de Geneve. E quindi in effetti la stessa lavorazione che ritroviamo sull'Universal Geneve 215, il microrotoro che abbiamo visto prima, viene riportata pari pari anche su questo movimento al diapason, rendendolo davvero stupendo da vedere, se mai ce ne fosse stato bisogno. L'orologio, questo l'ho trovato in pratica con il suo cinturino ancora originale, quasi un NOS, e con
chicca delle chicche, la fibbia originale in acciaio. Non è una stonatura, e sono andato a vedere i cataloghi dell'epoca, in effetti la fibbia di Universal Geneve per questo tipo di orologi era proprio in acciaio, perché Universal Geneve temeva che con il tempo, visto che il cinturino è più soggetto al contatto con la pelle rispetto alla parte, per esempio, esterna della cassa, è più soggetto al contatto quindi con gli agenti esterni come il sudore, gli acidi, i profumi, aveva timore che questa laminatura con il tempo sarebbe scomparsa. E quindi che cosa fa? Dota questo orologio di una fibbia in acciaio rifinita quasi meglio della cassa dell'orologio. Bene, cari amici, oggi questi segnatempo, questi due Universal Geneve, sono ancora disponibili a prezzi abbordabili. Il modello più caro è naturalmente il modello Geralgenta. Oggi quel modello lì, il Polrouter con quadrante bitono e ansia ad elica, si riesce a reperire sul mercato a circa 2000 euro. Discorso diverso vale per i super compressor e per i modelli sub. Lì in effetti le quotazioni sono salite di parecchio e oggi sono necessari circa 5 6 7000 euro anche per portarsi a casa un orologio esemplare, funzionante e in buone condizioni. Stesso discorso per i modelli in oro. Da tenere presente però che quando questi orologi sono stati immessi sul mercato rappresentavano la fascia alta di Universal Geneve, quindi in effetti oggi collezionare questi orologi, il micro rotor, la sua quotazione attuale è sui 600 euro, mentre l'Unisonic, che vediamo qui in veste laminata oro con le anse a ragno, mediamente quota dalle 500 alle 600 euro. Bene, cari amici, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, che è molto importante perché aiutate a crescere. Soprattutto chiedetemi qualsiasi tipo di informazione, lasciate un like, scrivete un messaggio, contattatemi anche al numero WhatsApp che vedete qui sotto per qualsiasi informazione di carattere tecnico relativo agli orologi oppure qualsiasi altra cosa che volete chiedere. Anche Universal Geneve rappresenta una storia assolutamente avvincente per come nasce e soprattutto per il fatto che affidò il disegno del Polrouter al grande e compianto maestro Geralgenta. Quindi sul canale Assi e Bilancieri si raccontano sempre delle belle storie, si raccontano le storie degli orologi che hanno fatto la storia, si raccontano gli orologi che davvero hanno portato un contributo tecnico importante al mondo dell'orologeria. Ecco perché lo slogan è: solo chi ha una storia da raccontare può essere raccontato. Ciao a tutti!